Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il radiogiornale bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di mercoledì 29 marzo 2023. Fermati i presunti autori di una serie di furti messi a segno nei giorni scorsi tra l'Alto Gordino e la Val di Zoldo, il gruppo è stato bloccato dai carabinieri a bordo di una Fiat Panda nella quale sono stati rinvenuti dei beni che potrebbero essere parte della rifurtiva. Le indagini proseguono per capire se le persone fermate possono essere parte di una banda più ampia. Sarebbe stata una distrazione dell'automobilista accusato di omicidio stradale a provocare l'incidente che il 23 maggio 2021 costò la vita a Claudio Dal Ponte, trentenne bellunese centrato mentre guidava la propria moto. Distrazione che avrebbe causato una mancata precedenza risultata fatale. È quanto stabilito dalla perizia disposta dal giudice Elisabetta Scolozzi nel procedimento che vede imputato un 71enne padovano. Perizia che ha inoltre evidenziato come la vittima non procedesse oltre i limiti di velocità stabiliti sul tratto di strada in cui avvenne l'incidente. Soccorso alpino in azione ieri attorno alle 18:15 per due turisti israeliani di 24 anni sorpresi dalla neve e dal vento durante un'escursione a Cortina nella zona del rifugio Vandelli. Sul posto l'elicottero dell'Air Service Center convenzionato con il soccorso alpino Dolomiti Bellunesi. Caricati a bordo i due giovani sono stati trasportati a valle. Presentata ieri a Palazzo Piloni la 18ª edizione del Corri Papà, la pedonata di raccolta fondi a favore della scuola di Ponte nelle Alpi. La manifestazione, che torna dopo 3 anni di stop a causa della pandemia, è in programma domenica 16 aprile. Due percorsi proposti da 4 a 10 km, ci aspettiamo un migliaio di presenze e contiamo di arrivare a 20.000 euro da devolvere ai progetti scolastici, l'obiettivo dichiarato dagli organizzatori. E sempre nel mese di aprile al via la prima edizione del Belluno Photo Festival, una rassegna che porterà nelle vie e nelle piazze del capoluogo gli schiatti di una ventina di fotografi italiani e internazionali. 15 le postazioni che saranno allestite nel centro storico tra metà aprile e l'inizio di giugno. L'iniziativa è curata dall'associazione Lab 77 APS in collaborazione con il comune di Belluno. Passiamo allo sport. Pallavolo femminile Serie C, in campo questa sera l'HL Immobiliare Belluno per il recupero di campionato contro il Silea. Gara decisiva in chiave salvezza, partita al De Massa al via alle 20:30. Infine il calcio, con il suo Bologna raggiunto i quarti di finale dalla Viareggio Cup. Tommaso Ebbone, giovane di Santa Giustina, in forza alla formazione primavera emiliana. Titolare agli ottavi contro il Pisa, domani Ebbone, attaccante classe 2005, affronterà assieme ai compagni l'Empoli per cercare l'accesso alle semifinali del torneo. È davvero tutto per questa edizione del radiogiornale bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre da Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.